Io ho iniziato da bambino con il legno, quando raccoglievo i nodi del castagno che faceva la base della radice, gli si dà una botta, me l'ha insegnato un signore anziano, si dà una botta, viene via, è una pallina di legno appuntita che è bella. Allora facevo la signora che portava la legna, il vecchio che fumava la pipa, e da lì ho iniziato. Poi mi hanno regalato un Opinel, che è un coltellino, e lì ho iniziato a inciderlo. La passione per i metalli è nata quando sotto casa è venuto una bottega artigianale di un signore che le faceva cesello. Io mi sono appassionato, ho iniziato ad andare a trovarlo, a vedere, a farmi insegnare, e da lì sono partito con la lavorazione di metalli. La tecnica è fondamentale, la tecnica è quella che mi permette di fare quello che io voglio e non di fare le scelte estetiche rispetto a quello che posso, ma io le faccio rispetto a quello che voglio. Se io voglio fare questo, devo essere molto padrone tecnicamente. Questo significa tanto lavoro, tanta passione e soprattutto io credo che significhi anche parlare con gli anziani che hanno fatto questo, che hanno tanto da insegnare con passione, con voglia. Nessuno inventa qualcosa davvero, ma tutti interpretiamo il presente attraverso tutto quello che abbiamo visto. E credo che forse una valenza anche dell'Italia come artigianato e tutto sia anche dal fatto che io nasco e costantemente vedo oggetti belli, e questo mi porta a una profondità maggiore.